Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 7 del Club della Scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato il loro pronostico, mentre chi non lo avrà indovinato sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante aveva pronosticato Inter-Sampdoria 1, finita 2-1, vincente. Poi abbiamo Giuseppe Fascella, Valencia Spagnol Barcellona 1, finita 0-0, perdente. Luigi Cafagna ha pronosticato il Napoli-Torino, segna ospite, finita 0-0, perdente. Poi abbiamo Cosimo Di Vicaro, Roma-Bologna 1, che giocherà questa sera. Poi abbiamo Fabio Crudele, Atalanta-Milan, gol, finita 1-3, vincente. Vincenzo Colucci, Empoli-Sassuolo, gol, finita 3-0, perdente. Alessandro Crudo, Monaco-Nantes 1, finita 1-0, vincente. Ruggero Marzocca, Cagliari-Parma 1, finita 2-1, vincente. Poi abbiamo Gianni Carbone, Cosenza-Cremonese, over 1,5, finita 2-0, vincente. Andiamo avanti. Abbiamo Vito Antonio Rizzi, che ha pronosticato Genoa-Lazio, x2, over 1,5, finita 2-1, dunque perdente. Angelo Di Corato, Leverkusen-Düsseldorf 1 e over 1,5, finita 2-0, vincente. Giovanni Di Corato, Nimes-Dijon 1, finita 2-0, vincente. Gianni Persia, Benevento Cittadella 1, finita 1-0, vincente. Giuseppe Di Vicaro, Villarreal Siviglia, over 2,5, finita 3-0, vincente. Marino La Rosa, pronosticato Lille Montpellier gol, finita 0-0, perdente. Cosimo Colucci ha pronosticato Crotone Pescara x2, che giocherà questa sera. Poi abbiamo Nicola Di Staso, Schalke 04 Friburgo 1, finita 0-0, perdente. Francesco Buono, pronosticato Lecce-Livorno 1, finita 3-2, vincente. E infine Andrea Bivio, Carpi-Perugia, x2 over 1,5, finita 0-1, perdente. I risultati vincenti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 risultati vincenti, più eventualmente quello di Cosimo Di Vicaro e Cosimo Colucci. Dunque, solo quelli che elencherò adesso, che sono Andrea Campese, Fabio Crudele, Alessandro Crudo, Ruggero Marzocca, Gianni Carbone, Angelo Di Corato, Giovanni Di Corato, Gianni Persia, Giuseppe Di Vicaro, Francesco Buono ed eventualmente se Cosimo Di Vicaro, se Roma Bologna finisca con 1, con l'uno finale, e Cosimo Colucci con Crotone Pescara nel caso finisse x2, solo questi qua che ho elencato sotto questo video dovranno con un commento pronosticare due partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Italia, Serie A e Serie B con quota non inferiore a 1,45 che giocheranno questo fine settimana da venerdì 22 fino a lunedì 25 febbraio. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico delle due partite entro domani, martedì 19 alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro domani o pronosticate una partita già pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non parteciperete alla seconda fase di questo gioco del Club della Scommessa numero 7. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!